Ivan Ferrucci, capogruppo del PD in Consiglio regionale, diversamente dal Presidente Rossi, che non ha scelto la linea dura nei confronti di ENAC, almeno per il momento, dopo il documento che certifica la lunghezza della pista in 2,4 km, lei si è detto invece molto più contrario. Il Consiglio rimarrà fermo nella sua posizione, quella espressa nel PIT di 2 km? Questo non c'è dubbio, anche perché se ci ricordiamo la discussione in Consiglio regionale era tra chi era d'accordo per una nuova infrastruttura di 2000 metri e tra chi invece non era d'accordo assolutamente per nessuna infrastruttura, visto la contrarietà dei comuni della Piana e dell'impatto ambientale che la nuova infrastruttura avrebbe avuto in futuro. Certo, questa decisione di ENAC complica ulteriormente la discussione, perché noi pensiamo che un'infrastruttura di 2000 metri sia un'infrastruttura equilibrata, ma soprattutto consone a quell'obiettivo di integrazione di due aeroporti. Non è una questione di sicurezza, è una questione di modello di sviluppo di un'infrastruttura. Però è vero che sarà ENAC a dover decidere sulla nuova pista di Peretola. Realisticamente che cosa dovrà accadere in questi pochi mesi anche di lavoro che ha davanti il Consiglio regionale? Ma da parte del Consiglio penso che non sarà altro quella di ribadire la scelta fatta attraverso il PIT. Si apre secondo me una fase ancora più complicata nel rapporto con la Regione e con gli enti locali, visto anche il ruolo e le competenze che gli enti locali hanno su questo, e penso alle posizioni del Sindaco di Prato, dei comuni della Piana. Non penso che sia così semplice che un Consiglio di amministrazione possa decidere dello sviluppo di un territorio così complicato e complesso come quello toscano. Io penso che ci deve essere un rispetto degli strumenti che la Regione ha adottato e delle posizioni degli enti locali, non solo quelli fiorentini ma anche pisani, rispetto all'obiettivo dell'integrazione. Poi ripeto, la questione che viene presentata di un'infrastruttura di 2004 per una questione di sicurezza mi sembra francamente, anche una pista da 2000 deve essere in sicurezza, non è che questo sia, è che ci si riferisce a un'idea diversa dello sviluppo dell'aeroporto di